La cattura di Graziano Mesina, la primula rossa del banditismo sardo, si nascondeva nella sua Barbagia. Lo hanno scovato i carabinieri mettendo fine ad una fuga durata quasi un anno e mezzo. I complimenti, allarma dal ministro dell'Interno. Ce ne parla Lorenzo Santorelli. Vestito sotto le coperte, accanto 6.000 euro in contanti. Così dorme un uomo che ha vissuto tutta la vita in fuga. E così i carabinieri hanno stanato Graziano Mesina. Solo, disarmato, non ha opposto resistenza. Si era rifugiato in questa palazzina di Desulo, Barbagia, a un'ora d'auto dalla sua Orgosolo. Era svanito il 2 luglio del 2020, quando la Cassazione aveva confermato la condanna per traffico di droga. Condanna il Mesina alla pena di anni 30 di reclusione. L'idea di tornare in galera per morirci mi spaventava, ha detto oggi Mesina ai suoi avvocati. Noi non sappiamo niente. Nessuno ha aiutato gli investigatori nelle ricerche in questa latitanza durata quasi un anno e mezzo. Un clima di omertà percepito dai carabinieri anche durante il blitz di questa notte. Nonostante poi comunque gli inevitabili rumori, nessuno si è affacciato, nessuno si è messo a guardare quello che accadeva. A nasconderlo era questa coppia, ora arrestata per favoreggiamento. Basilia e Antioco, che si è attribuito tutta la colpa. Da queste parti, Grazianeddu ha sempre esercitato il suo fascino di bandito inafferrabile. Graziano era un bandito che mi piaceva molto per il suo coraggio specialmente. Omicidi, sequestri, evasioni. Messina rivendica il ruolo di mediatore nel rilascio del piccolo Farrukh Hassan. Scopi umanitari. 12 anni dopo, nel 2004, ottiene la grazia, poi revocata, ed esce dal carcere, fa la guida turistica per un po'. Oggi, a 79 anni, torna dietro le sbarre. Bade Carros, regime di massima sicurezza, l'epilogo della sua parabola criminale.